buongiorno da Aria Impresa Network. Oggi è martedì 1 ottobre, partiamo con la rassegna stampa come al solito dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Manovra da 30 miliardi, l'IVA non aumenta. La notizia del giorno che troviamo su tutti i giornali. Resta poi da vedere come verranno recuperati effettivamente i 7 miliardi previsti con il recupero dell'evasione fiscale. Andiamo avanti, ancora il Sole 24 Ore, detrazione al 19%, rimborsi con i pagamenti elettronici, stretta sui crediti inesistenti, arriva il DASPO ai consulenti. Andiamo avanti, alta gli aumenti IVA, 21 miliardi da flessibilità, UE e anti-evasione. Cuneo taglio solo da luglio per 2,7 miliardi, 5,4 nel 2021. Senza misure di liquidità della BCE, l'Eurozona sarebbe già in recessione. Andiamo ancora avanti, la rubrica norme e tributi, IRAP imprenditore familiare sempre obbligato a pagare. La Cassazione apre alla disapplicazione della pena per insider trading. Cambiamo giornale, Italia Oggi, posto costi verso l'azzeramento. Beh, è chiaro che se si vuole lo sviluppo della moneta virtuale, si vuole far sparire il contante, i posti devono essere gratuiti. Andiamo avanti, Milano Finanze, tassato chi specula sui BTP, e poi Castagna apre a una aggregazione con l'UBI. Corriere della Sera, prima pagina, politica, manovra, l'IVA non aumenta. Ed ancora, ecco la manovra da 30 miliardi, sterilizzato l'aumento dell'IVA. In maggioranza visioni diverse, l'Europa è generosa con noi, il muro contro muro non paga. Meno sgravi a chi guadagna di più, e poi spiegano i tre punti principali della manovra. Prima pagina di economia, dopo l'alta velocità l'auto elettrica, la partita e gli esami di Torino. Disoccupazione giù al 9,5%, ma con più inattivi. Ingegneri, manager e geologi, oltre 2100 offerte nell'energia. Cambiamo giornale, Repubblica, il governo in manovra verso il DEF. Stop all'aumento dell'IVA, manovra da 29 miliardi. Bonus da 475 euro per chi paga con carte di credito. Pagine di economia, disoccupazione in calo e ai minimi dal 2011. Chiudiamo con Dieselgate, in 469.000 contro la Volkswagen via alla Maxi Clash Action. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento per domani.